Allora, volevo segnalarvi un possibile utilizzo di questa farina qua. Questo è uno sdoppiatore che serve per poter ascoltare la stessa musica in due paio di cuffie diverse. Bene, ho scoperto con i tanti esperimenti che ho fatto nel corso degli anni che può essere usato per tante altre cose. Vi spiegherò altri due utilizzi possibili alternativi. Il primo è che se noi colleghiamo da una parte le cuffie e dall'altra un cavo jack, senza attaccare lo spinotto da nessuna parte, questo funge da prolunga. Sostanzialmente collega i due cavi, perché il segnale entra di qua attraverso lo sdoppiatore ed esce di qua. Vi dimostro che funziona, l'ho collegato alla TV, non riprendo troppo la TV se non ancora mi segnalano tutto. Sentite qui. Vi metto le cuffie qui. Quindi solo per dirvi che funziona. Altro utilizzo è che se al posto di collegare questo cavo all'uscita cuffie della TV lo collegate a un dispositivo, per esempio un telefono, e mandate una canzone in riproduzione, praticamente sentite ovviamente dalle cuffie la canzone, giusto? Quindi funge sempre come prolunga e fin qui tutto uguale come prima. Ma la cosa interessante è che se voi poi lo sdoppiatore lo collegate all'uscita cuffie di un vostro strumento, per esempio, quindi un pianoforte digitale, una tastiera piuttosto che un amplificatore, voi sentite lo strumento in cuffia e sentite anche la canzone, quindi potete suonarci sopra nel caso lo strumento non abbia un ingresso, perché molte volte non hanno gli ingressi, se sono vecchi, per esempio. Oppure vi può servire semplicemente per ascoltare una base, poi nell'ingresso ci collegate un altro strumento, quindi nella linea di entrata ci collegate un altro strumento, potete praticamente suonare due strumenti e avere anche una base sotto. L'unica pecca è che così facendo, se ascoltate sia lo strumento che un brano in riproduzione dal telefono, da quello che volete, l'audio dello strumento e del brano saranno dimezzati di volume, cioè sostanzialmente si compensano e quindi devono stare tutte e due in un unico volume, diciamo, e quindi si abbassano entrambi. Però basta alzare tutto quanto al massimo e siete a posto. E se subito vi dà dei problemi, per esempio sentite male, sentite del rumore strano, sentite solo da una cuffia, cosa che succede molto, molto spesso, rigirate insomma lo sdoppiatore nell'ingresso perché è una questione di contatti, quindi trovata la posizione giusta si sente bene. Questi gli enormi poteri dello sdoppiatore.